Buonasera a tutti, buon pomeriggio, grazie a chi sarà con noi nella prossima ora e chi si collegherà più tardi. E questo è il secondo dialogo sul memoriale di Aldo Moro, di un ciclo di presentazioni online che abbiamo avuto con gli altri autori l'idea di organizzare per un po' appunto dialogare su questo lavoro, confrontarci e trovare anche nuovi spunti, se così si vuole. Il libro, io sono una delle autrici del volume che con il coordinamento di Michele Di Sivo ha visto la partecipazione di Francesco Biscione, che è uno storico che ha lavorato da tempo su questi temi. È sua la prima edizione in ordine di tempo sul memoriale di Aldo Moro, appunto, Miguel Godor, Sergio Flamini, Antonella Padova e Stefano Sparzi. Questo è il gruppo di lavoro che per 5 anni si è cimentato con questo documento e oggi mi viene anche da dire è l'anniversario dell'omicidio del giudice Amato, il 40° anniversario, e lo ricordiamo perché mi sembra giusto in una giornata come questa che in una presentazione che comunque parla di questi anche di questi temi si ricordi un fatto importante. Il 1980 è stato un anno chiave nella storia del nostro paese, quindi mi piaceva iniziare ricordando il giudice Amato anche in un incontro che abbiamo avuto su YouTube ieri proprio dedicato alla sua vita e al suo omicidio. E passerei quindi la parola a Francesco Biscione per chiedergli un po' di, diciamo, introdurre questo incontro per poi passare la parola ai nostri graditi ospiti che ringrazio, il professor Formigoni e la dottoressa Tobagi. Grazie, Francesco. Dunque, il memoriale di Aldo Moro, rinvenuto nel 1990 in via Montenegroso, è un documento abbastanza anomalo ed eccezionale nella storia del paese, ma anche nella storia della letteratura di questo genere. Perché è un documento che appartiene integralmente alla storia del delitto Moro. Fu pubblicato la prima volta dalla Commissione Stragi come reperto documentario, quando fu rinvenuta nel 90 l'edizione, diciamo, più ampia, l'edizione manoscritta. Fino allora si conosceva soltanto l'edizione dattilografica, largamente incompleta, molto diversa da quella che abbiamo conosciuto nel 90 e comunque alla quale era difficile attribuire qualunque valore di autenticità, essendo un dattiloscritto. Ma non è soltanto un documento giudiziario, è un documento che contiene una narrazione importante, perché è una narrazione autobiografica di Aldo Moro ed è un racconto della storia della Repubblica. Contiene molti spunti e un disegno complessivo che tiene insieme la biografia di Aldo Moro, la storia repubblicana, dalla Costituente fino al sequestro Moro, e una chiave interpretativa forte del delitto come conclusione di un conflitto complesso che dura dall'inizio, diciamo, dall'origine della fondazione della Repubblica. È quindi un documento di straordinaria rilevanza con cui i conti non sono stati fatti ancora del tutto. È un documento che è stato utilizzato da molti, ma anche da molti altri è stato denigrato, è qualcosa che in fondo ci appartiene come un problema non risolto. Per questo, dopo essermi occupato tanti anni fa della prima edizione di questo testo, poi partecipato con grande piacere è stata una situazione molto più complicata. Il mio è un librino di 140 pagine, questo è un librone di 600 pagine, infinitamente più complesso, più ricco, più importante ed è un passo avanti nella conoscenza significativo. Io, diciamo, come introduzione alla cosa,
Grazie Francesco, grazie. Quindi, come anticipato, inviterei, ringraziandolo, il professor Formigoni, proprio a dirci dalla prima impressione a tutto quello che gli ha suscitato la lettura di questo testo. Grazie. Grazie a voi per l'invito. Grazie soprattutto per esservi assunti appunto l'iniziativa di questo lavoro, che penso sia un lavoro veramente importante nella, come dire, nella storia e nella memoria del modo con cui questa vicenda viene trattata, perché costituisce certamente un passaggio che diventerà imprescindibile intorno a un'epoca in cui queste vicende, come sappiamo, non sono ancora affatto stabilizzate nella memoria del paese, ma nemmeno, diciamo così, nel dibattito della cultura, della ricerca storica, perché noi veniamo appunto da una lunga stagione in cui tutta la enorme, come dire, discussione, ricerca, qualche volta dietrologia intorno al caso Moro aveva oscurato la memoria del Moro politico, del Moro uomo, del Moro professore, del Moro persona, e adesso siamo in una fase invece in cui questa memoria è stata abbastanza ripresa, riscoperta, ci sono stati nuovi studi, si è in qualche modo indubbiamente tornati a studiare il Moro protagonista della storia d'Italia, ma qualche volta questo aspetto ha portato a una sorta quasi di, come dire, esorcizzazione della sua fine, cioè appunto la vicenda tragica del sequestro e dell'uccisione è rimasta dal punto di vista di questa nuova stagione di ricerca un po' quasi un'appendice non così organica. E invece io penso che fondamentalmente occuparsi di questa personalità vuol dire tenere insieme le due cose, vuol dire riuscire sempre a appunto ragionare dei 55 giorni come connessi, come intrecciati strettamente ai 62 anni che sono venuti prima. E devo dire che il memoriale, in questo appunto lo accennava già Francesco, che saluto con amicizia, che il memoriale è un passaggio chiave in questo rapporto tra i 55 giorni e i 62 anni precedenti. È un documento chiave, ma anche un documento appunto che è stato così difficile, così complesso e così, come dire, contestato anche nella sua autorialità, nella sua rappresentanza del vero Moro, che riscoprirlo era veramente un elemento importante. Ancora oggi ci sono discussioni sul punto nella comunità degli storici, non è dato affatto per ovvio che questo sia un testo ascrivibile a Moro, perché le condizioni particolari, la costrizione, tutto questo ragionamento hanno allontanato molto dalla presa in considerazione seria dei contenuti di questo testo. Il lavoro che è stato fatto con questa edizione critica credo aiuti invece molto in questa direzione, facendo fare un salto di qualità alla conoscenza del testo. A me pare che appunto il tentativo, diciamo ipotetico, ma molto convincente, di riordinare anche cronologicamente gli spezzoni di questo testo, collegandoli alle date del rapimento, alle date dei 55 giorni, sia un tentativo che ha portato buoni risultati. Io naturalmente non sono sufficientemente capace di entrare nella dinamica tecnica della filologia e della grafologia per
valutare gli aspetti della ricerca anche molto complicati che ci sono dietro, ma mi pare che il risultato, almeno dal mio punto di vista, sia largamente convincente. Forse, diciamo, l'elemento che a me pare un pochino meno utile è l'insistenza sul tema del Moro che riscriveva i suoi testi, perché è vero che questa fa parte della storia di Moro, ma mi pare che non possa essere di per sé un elemento che ci garantisce che quei testi fossero stati riscritti liberamente da Moro, perché il tema appunto del possibile condizionamento dei carcerieri è molto forte. Sappiamo che nel caso delle lettere ci sono state lettere appunto che Moro riscrive su, non dico su dettatura, ma su input, su suggerimento dei carcerieri, quindi insomma questa dialettica va sempre tenuta in considerazione molto strettamente. Quindi quando parliamo di autorialità non possiamo mai dimenticarci le condizioni straordinariamente complicate di questa vicenda, il fatto che Moro scrive, come dire, consapevolmente intrecciando una sorta di rapporto dialettico, di rapporto forse anche politico con i suoi sequestratori, per cercare appunto di esprimersi al meglio in libertà, ma aggirando appunto tutti i limiti e tutti i condizionamenti di questa vicenda. Io penso che l'autorialità del testo sia poi rafforzata molto da una lettura serena e un po' distaccata dei contenuti, che sono identificabili in larga parte come collegati a quello che conosciamo dal punto di vista storico, biografico, intellettuale del Moro libero. Naturalmente il Moro libero probabilmente non avrebbe scritto alcune delle cose che ci sono scritte nel memoriale in questo modo, conoscendo appunto la sua, per esempio, lunga fedeltà al tema della necessità di tenere insieme il suo complesso partito e quindi quell'autocensura che lui spesso si imponeva anche trattando con i suoi colleghi di partito, che invece in questi testi sembra in qualche modo essere superata. Però io penso che questo contenuto sia veramente ormai considerabile come un elemento che può essere inteso a tutto tondo come una fonte per la storia anche della vicenda di Moro prima del rapimento. Vorrei chiudere a questo punto con un ragionamento che collega invece la struttura, la realtà di questo scritto con un tema un po' più ampio, che è il tema, secondo me, ancora largamente controverso del senso complessivo del sequestro dal punto di vista dei suoi autori. Perché, come tutti ricorderanno, anche chi ci ascolta, i brigatisti hanno più volte comunicato delle finalità di questo sequestro, che però sono apparse poi piuttosto contraddittorie e piuttosto incerte nella loro sostanza. Anzi, si è arrivati da parte di anche autorevoli intellettuali e scrittori negli ultimi anni a dire che sostanzialmente dopo Via Fani era ovvio che Moro dovesse essere ucciso e quindi il sequestro in qualche modo perde una sua specifica originalità. Però invece le BR, nonostante appunto la strage di Via Fani, nonostante questa idea appunto o questa situazione in cui si poteva pensare a un esito drammatico del sequestro, si imbarcano in una vicenda così complessa. Allora perché lo fanno? Per fare il processo? Il processo, come sappiamo, è molto curioso, perché poi del processo non viene rivelato niente e quindi questo elemento è un elemento contraddittorio, come è un elemento contraddittorio quello della trattativa che viene innestato poi a un certo punto su questa vicenda, perché oggi sappiamo che trattative furono tentate dietro, diciamo, lo schermo
in qualche modo anche, come dire, comprensibile della fermezza ufficiale, e però nessuna di queste va a buon punto anche per responsabilità dei carcerieri. Allora, il punto qual è? Il punto è che deve esserci un motivo della gestione strategica di questi 55 giorni, e l'ipotesi che viene fuori anche appunto dal modo con cui i carcerieri hanno trattato il testo, il memoriale, è che in realtà il punto non era solo dal loro punto di vista eliminare un protagonista scomodo, ma in qualche modo delegittimarlo, delegittimarne la politica, delegittimarne la visione, la figura morale in qualche modo. E questo è quello che i brigatisti sono riusciti a fare con una corta gestione della comunicazione delle lettere, aiutati naturalmente anche da una sponda esterna che per varie ragioni appunto ha dato credito a questo elemento, la figura del Moro piagnucolone e familista, no? che si preoccupa della propria salvezza contro la identità dello Stato democratico. E sono riusciti a fare questo su questo punto, sono riusciti a ottenere uno dei pochi successi, quindi far diffondere l'idea che il vero assassino di Moro sia appunto la Democrazia Cristiana, che oggi è cosa largamente condivisa da molti italiani, perché questo testo così lineare, così attento alla dimensione appunto autobiografica, storica, di analisi delle vicende repubblicane, che in qualche modo li spiazza, e spiazza non solo appunto la manovalanza brigatista, ma anche, diciamo, la gestione più sofisticata che, se stiamo appunto alle ricerche di Miguel Gotor, c'era dietro a questa operazione. Quindi in questo senso allora il memoriale, potremmo dire, a contrario, ci conferma in questa idea che insomma il sequestro abbia avuto questa finalità più ampia che non appunto l'eliminazione soltanto del personaggio Moro in quanto scomodo individuo. E questo credo che sia appunto una riflessione che possa essere di qualche interesse anche per proseguire la ricerca su queste vicende. Grazie. Grazie a lei, grazie mille degli spunti che sono tutti quanti da cogliere e da sicuramente da approfondire, che sono tutte cose che poi noi ci siamo posti nel lavoro, come lei ha ovviamente intuito dal suo intervento. Benedetta Tobbaggi, ti do del tu perché non posso fare altrimenti, e ti chiedo che cosa pensi, la stessa domanda, qual è la tua opinione su questo lavoro? Buonasera a tutti, io sono felice di partecipare a questo incontro perché posso dire pubblicamente quello che ho già detto singolarmente ai vari autori, che è già stato detto anche nel precedente dialogo, e questo è un libro veramente importante, marca una cesura. Io vorrei focalizzarmi su tre punti. Prima una questione, diciamo così, di metodo e anche il tipo di invito, di messaggio che questo tipo di lavoro, l'approccio degli studiosi al memoriale, dà come indicazioni a chi si impegna nella ricerca su quegli anni, no? Come diceva il professor Formigoni, tra l'altro il dibattito sia culturale, pubblico che storiografico è in pieno movimento, no? Sulle vicende dei terroristi politici. Poi mi soffermerò proprio sulla qualità dei contributi dei coautori, dei loro saggi, che secondo me sono proprio una lettura profondamente coinvolgente. E poi vorrei fare alcune considerazioni su quanto, insomma, come lettrice interessata sono rimasta proprio colpita dal contatto con i testi di Moro stessi, rielaborati, ordinati e così riccamente commentati. Allora, cominciando con le questioni di metodo, l'ha detto benissimo Francesco Biscione, il memoriale è un testo unico nel suo genere, particolarissimo, e quindi è stato trattato con tutta una strumentazione filologica, grafologica e quant'altro. Devo dire, è veramente appassionante come sia stato avvicinato valenti di contributi preziosi, è stato detto nell'altro incontro, come i saggi sulla scrittura perseguita
data, è stato evocato molte volte nel primo incontro il libro di Leo Strauss, Scrittura e persecuzione, perché la peculiarità di questo testo, lo dice benissimo Michele Di Sivo nel suo saggio, a pagina 39, se qualcuno che ci ascolta in mano il libro, la domanda centrale appunto che pone il memoriale è quale fosse la natura di quel lavorio di scrittura e riscrittura fino a quanto il memoriale fosse frutto di una manipolazione oppure espressione della capacità di Moro di vigilare il testo dentro una soggezione attiva nei confronti dei suoi carcerieri. Però un'altra peculiarità del memoriale lo rende più vicino a problematiche che ci impongono anche altre fonti degli anni 70. Cioè, il memoriale è un testo, prima di tutto, di cui non abbiamo gli originali, è un testo monco, strutturalmente monco, e quindi ingaggiare un corpo a corpo, come avete fatto voi e gli altri autori, con il memoriale, vuol dire in questo dibattito storiografico in movimento e ad altissima temperatura intellettuale, non so se d'accordo il professor Formigoni, che ancora questi temi bruciano, scottano, hanno ancora delle implicazioni politiche, muovono delle passioni politiche e personali molto profonde, vuol dire offrire proprio, come dire, anche una lezione di metodo sul fatto che per affrontare non solo i profili criminali della storia degli anni 70, cioè non solo gli aspetti dei terrorismi politici, no? Nero, rosso, stragista e quant'altro, ma tutti quegli aspetti che sono a cavallo, no? Tra il piano politico, sociale e criminale, e in particolare se si vuole provare ad approcciare tutto quel complesso di temi che Francesco Biscione, nel titolo felicissimo di un piccolo saggio che io e molti altri amiamo, sommerso della Repubblica, lo chiama, Miguel Tor, nel sottotitolo del saggio dedicato al memoriale, parla dell'anatomia del potere italiano. Ecco, la grossa ispirazione che secondo me si può ricavare dalla lettura di questo lavoro è che si può con serietà, ma anche con serenità, lasciarsi alle spalle, no? La guerra tra le due chiese gemelle opposte, dietrologi da una parte, persone che si limitano a una lettura molto semplicistica, si sa tutto, è tutto chiaro, rifiutano ogni aspetto appunto sommerso e culto nell'anatomia del potere italiano. Questo libro proprio ci mostra, chiaramente gli strumenti per approcciare un testo come il memoriale sono peculiari, però il concetto generale è come si lavora con le lacune, come si lavora con documentazione che va maneggiata con enorme cautela, proprio perché appunto qui c'è il tema della scrittura prigioniera, per cui ci sono anche dei profili appunto che sconfinano nello psicologico, quindi anche l'armamentario di strumenti utilizzati non è semplicemente il confronto con gli scritti di Moro Libero eccetera, cioè è molto stimolante. Però il punto è proprio che per lavorare su quella stagione noi dobbiamo regolarmente fare i conti con le lacune. Perché, e lo vede quotidianamente chi lavora su quegli anni, noi proprio abbiamo attestate delle amplissime distruzioni di porzioni di fondi, no? Che strati di carte, per esempio, dei servizi vengono attestate le distruzioni, oppure ci sono carte inaccessibili. Per rimanere al caso Moro, che è il tema di questa serata, pensiamo ai famosi verbali di uno dei comitati ristretti istituiti dalla Presidenza del Consiglio, di cui c'è solo il primo verbale e poi non è stato documentato nulla. Lì chiaramente si apre il tema, i verbali sono inaccessibili oppure si è lavorato nell'informalità. Oppure a me è capitato spesso, lavorando sulle carte dell'intelligence, di trovare questi appunti che ti lasciano come appeso a un precipizio, perché a un certo punto c'è la notazione del generale manoscritta su cose riferire a voce e a quel punto, no, si spalanca tutto l'ambito dell'esercizio informale del potere. E allora la bellezza di questo testo è che fa vedere come con grande rigore, no, giustificando le scelte, motivando passo a passo, integrando anche un gran numero di fonti, l'apparato delle note
che davvero Francesco, Ilaria, lo dico a voi per dirlo a tutti gli altri, secondo me è veramente molto stimolante, molto bello. Questo è proprio un libro che io tengo sulla scrivania con i temi di cui mi occupo, perché quindi grazie. Però c'è proprio questo invito a muoversi e non aver paura di muoversi, diventare consapevoli che chi vuole lavorare solo con la storia di quegli anni deve proprio diventare una persona che con grande umiltà, con grande serietà, però ha il coraggio di affrontare queste lacune e anche cercare di far parlare le lacune. E la qualità dei saggi inclusi nel memoriale, ecco, io vorrei dire così, perché chiaramente il libro ha degli aspetti molto tecnici, molto, insomma, è un libro che in alcune sue parti è impegnativo. Però devo dire che i saggi introduttivi sono una lettura molto bella, proprio uso un aggettivo demodé, piatto, bella, perché si sente in tutti i contributi una grande passione, un grande coinvolgimento. È una cosa che viene detta, mi pare che appunto il primo a dirla nel libro esplicitamente sia Dissivo. È la temperatura emotiva del testo che chiaramente coinvolge e non lascia indifferenti, e ha fatto benissimo a ricordare il professor Formigoni, che chiaramente per quanto si lavori con il distacco, il rigore, eccetera, eccetera, chiaramente una vicenda politica e umana come quella di Aldo Moro coinvolge profondamente, suscita anche degli interrogativi politici, etici, profondi in chi ci si avvicina. Poi appunto ci sono delle parti del testo di Moro che hanno la durezza di immagini bibliche, quindi veramente è un testo molto coinvolgente, e ciascuno a proprio modo, con la propria sensibilità, però in tutti voi si sente questa la ragione, ma anche la passione con cui vi è approcciata questo testo. È una cosa che appunto Francesco Biscione gliel'ho sentito ripetere tante volte. Comunque il memoriale è un testo che continua a interrogarci da molti punti di vista, è proprio un testo che interpella, è un testo che a tratti sconcerta, è un testo di grande forza, e è bello attraversare i vostri saggi perché rendono anche giustizia al fatto che tutto questo non svilisce assolutamente la scientificità e la serietà del lavoro. C'è un coinvolgimento umano, emotivo, etico nell'approcciarsi a certe materie che può andare mano nella mano con il massimo del rigore e della correttezza. E questo è altrettanto importante. E infine l'oggettivo interesse delle letture. Io devo dire appunto, c'è chi come il professor Formigoni che ha scritto un libro formidabile proprio sulla figura di Moro, quindi diciamo anche una frequentazione con gli scritti dello statista, insomma di altissima, così, di altissima qualità e di lungo corso. Io personalmente non ho avuto delle immersioni così approfondite, devo dire che il contatto con la scrittura di Moro è straordinariamente interessante, specialmente se accompagnato dall'apparato che appunto c'è, no? Quindi che ti aiuta a problematizzare, eccetera, eccetera. Però in particolare dico solo una tra le mille cose che si potrebbero dire, anche ispirata dal fatto che Ilaria ci ricordava che oggi è l'anniversario dell'omicidio del giudice Mario Amato, che è stato un delitto di estrema destra, e chi l'ha ucciso sono i NAR, neofascisti, e però un delitto su cui si allunga l'ombra lunga della P2, come l'ombra lunga della P2 si allunga su tutta la vicenda della, non solo del sequestro e dell'omicidio di Moro, ma proprio dei destini travagliatissimi del memoriale. E per esempio mi viene in mente con quanto interesse io ho letto il tema dedicato a Beniamino Andreatta, perché c'è un Moro che dedica questa pagina a Beniamino Andreatta, economista, e dice come appunto esprime il disappunto per il fatto che una figura lo mette tra i possibili uomini nuovi della DC e dice: se in questo governo di solidarietà nazionale, no, persone come sono i testi iniziali in cui ancora Moro parla di sé, come quando condivideva i testi con la segreteria, parla di sé in terza persona, no? Sicuramente l'onorevole Aldo Moro era tra i grandi sostenitori del coinvolgimento di una persona di così alta caratura, invece
vede che Beniamino Andreatta viene escluso. E allora leggi questo e poi ti viene in mente che Beniamino Andreatta diventa, nel 1981-82 nel governo Spadolini, cioè il primo governo laico della storia della Repubblica, il governo post scandalo P2, è ministro del Tesoro. E Beniamino Andreatta ha delle posizioni molto forti, molto coraggiose, nell'opporsi alle pressioni, perché purtroppo le vicende si ripetono. Dopo il caso Sindona c'era stato il crack dell'Ambrosiano e Beniamino Andreatta tra le persone che più fermamente si oppone ad aggiustamenti che prevedano di scaricare il colossale crack dell'Ambrosiano, ovviamente che è una palude piduista, sui contribuenti. E il governo crollerà e Beniamino Andreatta poi resterà fuori da stanze ministeriali per un decennio. Quindi questo potrei citarne molti altri, anche il tema sulla, perché sono temi, no, numerati attraverso cui si dipana il memoriale che avete riorganizzato, lo dico per chi appunto non ha ancora avuto in mano il libro, anche il tema sulla libertà di stampa, in cui sempre per rimanere alle ombre piduiste ci sono già dei giudizi di Moro su Rizzoli, sul fatto che sicuramente, no, dietro ci sono capitali non italiani, in effetti poi verrà fuori lo Iore, eccetera, eccetera. Quindi è proprio è una lettura di straordinario interesse per chi si occupi di quegli anni. Mi fermerei, grazie. Grazie, grazie Benedetta. In realtà i vostri due interventi credo porterebbero me e Francesco a proprio a raccontare la storia che c'è dietro questi 5 anni, perché cioè, forse dovremmo fare un quinto dialogo dove noi autori, mi viene in mente, raccontiamo un po', perché nulla è stato costruito dal principio, e è stato un mettersi di fronte a un testo e interrogarsi, tra l'altro tutti in modo molto diverso, ognuno con diverse sensibilità, esperienze, competenze, via dicendo. E i saggi in realtà sono stati scritti proprio alla fine del percorso, cioè i saggi sono stati pensati perché ognuno di noi aveva avuto un percorso e aveva scelto di raccontare una parte di questa cosa. Questa è solo una, ovviamente, degli spunti che mi avete... Dimmi, Benedetta, devi aprire l'audio. Che è la bellezza di una vera ricerca, cioè il fatto che ci sia un cammino e maturi un testo che in parte anche stravolge il punto da dove sei partito. Questa cosa, cioè si sente che c'è questa vitalità nel libro, a mio Sono contenta che si sente, proprio perché anzi è la stessa vitalità che, se vuole, ha voluto coinvolgere gli altri, perché essendo un documento così difficile, e qui vi faccio una... diciamo un secondo stimolo, perché comunque sia potrebbero, me ne avete dati ancora di più, quindi insomma per chi ci ascolta non ci eravamo imposti un copione in questo dialogo, siamo ognuno liberamente, abbiamo chiesto di esprimere la propria opinione, anche delle critiche, no? Nel senso proprio su che cosa avremmo potuto accentuare di più. Il professor Formigoni l'ha detto, no? Questo scrivere e riscrivere di Moro l'ha trovato anche troppo accentuato. Forse è vero, nel senso, ricordo perché l'abbiamo fatto, proprio perché volevamo far vedere agli altri che Moro era così, cioè lei lo sa perché ha fatto un lavoro importante, ecco, allora la domanda è un po' su questo, no? Questa sua immersione nella figura di Moro, quali sono state le difficoltà di tirare fuori una biografia a distanza di tanti anni, e questa sua scrittura che comunque sia era prima, cioè era nei 62 anni, perché Moro ha iniziato a scrivere giovanissimo, quindi ci sono tantissimi spunti. Noi in archivio abbiamo il suo fondo documentale da, appunto, dai primi scritti in poi, e si vede la natura anche interrogativa, è sempre curioso, è sempre aperto verso il mondo. Io me lo immagino, noi ce lo siamo immaginati con i terroristi, anche dialogante, volto curioso, volto a capire cosa c'era dietro
questo. Poi nei suoi scritti si vede quello che lui pensa in realtà, quindi noi l'abbiamo argomentato ognuno come credeva. Le chiedo, professore, qual è quel Moro che lei ha ritrovato nel nostro, qual è stato il suo lavoro personale su Moro, sulla sua biografia, e cosa ha ritrovato e cosa invece secondo lei poteva essere sviluppato di più, meglio, più ampiamente? No, sviluppato di più penso di no, veramente appunto non l'ho detto così per una semplice posizione di gentilezza vuota, sono convinto del fatto che sia un lavoro veramente molto importante e molto utile. Quello che io ho tentato di fare scrivendo quel saggio biografico, insomma, su Moro, alla fine evocava molte delle cose che anche Benedetta Tobagi diceva prima, cioè questa idea della, come dire, tentativo di tenere insieme passione e ragione, cioè la necessità di cercare di capire una persona dall'interno, perché se sei appunto, se osi penetrare le dimensioni non scontate, non solo esteriori, non solo visibili, di un carattere, di una personalità, di un protagonista, insomma, qualsiasi esso sia o essa sia, hai bisogno di una forte carica di simpatia, di avvicinamento, che deve però cercare di guardarsi dall'identificarsi troppo, no? Cioè, questo è sempre un po' il limite di tutti, di tutte le nostre, i nostri lavori di questo tipo, e io sono convinto, non sono sicuro di averlo evitato questo limite, insomma, no? Spero di aver evitato il limite della costruzione della geografia, però appunto l'equilibrio tra dimensione critica e dimensione simpatetica è sempre un equilibrio difficile, che poi si deve misurare col fatto che appunto diciamo siamo in una condizione molto diversa per quanto riguarda la documentazione negli ultimi anni rispetto a solo 10-15 anni fa, cioè sono emerse veramente tantissime carte, tantissime pezze d'appoggio, ma insomma, il tema delle lacune a cui ancora una volta Benedetta Tobagi accennava è un tema verissimo, cioè sul Moro, per esempio, degli anni 60, io penso che ormai si possa dire che quasi tutti gli elementi importanti siano stati sviscerati anche sulla base di pezzi d'appoggio molto, molto convincenti e molto numerosi. Sul Moro degli anni 70, per esempio, molto meno, perché per una serie di ragioni abbiamo delle carenze maggiori di documentazione. Poi ci sono state le documentazioni internazionali, in particolare quelle americane, che sono di straordinaria utilità, naturalmente, in questo senso. Però appunto mettere poi assieme tutti questi elementi mi ha fatto, almeno personalmente, ragionare su il carattere della pensiero e della scrittura di Moro in modo molto diverso da quello che normalmente è stato sostenuto, cioè c'è questo cliché, no, del Moro volutamente fumoso, scuro, che coltiva il linguaggio del potere per nascondere la realtà di fronte agli ascoltatori dei suoi discorsi. Mentre io ho trovato fin dall'inizio, ma poi con un'evoluzione nel tempo, che naturalmente è un'evoluzione importante, ma non mette in discussione un filone di continuità, un approccio che è sempre un approccio molto logico, molto lineare, molto capace di entrare nei dettagli della vicenda politica, ma anche non solo politica, insomma, scientifica nel caso delle sue ricerche, o umana anche nel caso delle relazioni umane, con grande
linearità e con grande appunto capacità di farsi capire, riuscire a esprimere appunto di fronte al proprio pubblico un punto di vista forte, argomentato, mai presentato in modo assertivo, spesso appunto con tutte le comprensioni anche per i suoi interlocutori, e quindi un linguaggio sì, magari avvolgente, inclusivo, però certamente non un linguaggio astruso e difficile, come appunto, e questo si ritrova anche nel memoriale, credo, no? Cioè c'è proprio una linearità e una a volte anche addirittura appunto una capacità di descrivere in modo piano e semplice alcuni passaggi della propria storia che colpisce, e in questo senso c'è una sensazione veramente di continuità tra questi testi del memoriale e il Moro precedente, con la capacità poi appunto di questi testi di dirci qualcosa anche di più rispetto a quello che Moro aveva scritto, aveva comunicato per via di scambi di lettere, epistolari, oppure aveva detto nei suoi innumerevoli discorsi prima del 16 marzo, perché nel testo ci sono delle riflessioni che non credo Moro lo dica per ancora una volta per sbaglio, no? Quando dice io sono maturato, io ho avuto un modo di leggere le cose anche diverse, perché ci sono dentro degli spunti originali che riguardano l'Italia di quegli anni, ma che riguardano anche appunto la propria autobiografia. Quindi si vede un processo di ritorno sulla propria storia, che è un processo che a me pare complessivamente di grande sincerità, e quindi che mi fa ancora una volta di più propendere per la considerazione che questo testo merita, pur senza dimenticarsi appunto l'elemento della costrizione, l'elemento del limite, no, che sta dentro a questi testi, ma che appunto non mi pare come dire, riescano a la vita rispetto al giudizio sulla storia. L'abbiamo persa per l'ultimo, non si è sentita l'ultima frase, perché credo che la connessione, quindi solo l'ultima frase ce la siamo persa, che era la chiosa. No, dicevo che appunto nonostante il limite e la costrizione del contesto, da queste pagine si percepisce la capacità del prigioniero di esprimersi con grande libertà e con grande forza interiore nell'analisi della propria esperienza e anche giudizio su quello che stava avvenendo intorno a lui, perché ci sono anche spunti assolutamente legati all'attualità e in qualche modo anche al futuro dell'Italia in questo scritto. Sì, questa è sicuramente una cosa che anche noi abbiamo assolutamente provato a evidenziare, anzi, cioè proprio a tirare fuori, a far emergere, e con questo chiedo a Benedetta una riflessione su un fatto fondamentale, che questo è un testo, per chi non lo sapesse, che poi viene ritrovato, diciamo, in forma, in fotocopia, come autografo, quindi come manoscritto, però sempre in fotocopia e parziale, solo nel 1990. Quindi quella potenzialità, quella complessità, tutto quello che quella scrittura aveva prodotto in quella situazione eccezionale, però nel 1978 ovviamente si era spenta, no? Cioè era cambiato il contesto, era cambiato tutto. Che cosa storicamente vuol dire una cosa del genere, secondo te? È il tema enorme che questo saggio restituisce molto bene, che si è fatto di tutto perché queste
morte di Moro non uscissero. E la cosa di enorme rilevanza è che nel 90, quando quindi caduto il muro di Berlino, anche gli aspetti che potevano essere più, come dire, indicibili secondo ragioni di Stato, come Gladio e tutte le vicende connesse, no? Tutto sommato erano state un po' depotenziate, comunque era un testo così pericoloso che noi ne abbiamo soltanto fotocopie dei manoscritti incomplete. L'UR Memoriale, il testo completo, il testo originario e sicuramente molte altre parti, c'è un'osservazione molto interessante che voi fate partendo dal racconto dei brigatisti di un Moro che nei 55 giorni prega e scrive, e correttamente voi dite, anche volendo pensare che facesse metà e metà nelle ore di veglia, cioè si può immaginare comunque che il corpus degli scritti fosse ancora più ampio, quindi questi sono scritti che bruciavano, e secondo me la cosa interessante, chiaramente questo si collega alla dimensione spionistico-informativa che assume poi il sequestro Moro, che era stata sintetizzata già ai tempi della commissione stragi in una, così, nella formula. Poi sì, si è saputo che c'erano dei canali di trattative anche per Moro, però sicuramente si trattò per avere le carte di Moro. E da questo punto di vista, questa edizione critica del Memoriale rende omaggio al lavoro che ha fatto Miguel Gotor, appunto nel saggio che ha come sottotitolo L'anatomia del potere italiano, perché la cosa straordinariamente interessante è come gli sforzi disperati che sono stati fatti proprio per impedire, no? Per tenere in piedi il famoso tramezzo di cartongesso del covo brigatista di Via Montenevoso, dietro il quale nel 1990 sono stati trovati appunto le fotocopie dei manoscritti. E quando parlo di sforzi disperati, io vorrei fare riferimento, per esempio, al tuo saggio Ilaria, no? Che si chiama proprio Oltre il Muro, Oltre il Muro, appunto, non solo quello di Via Montenevoso, ma anche Oltre il Muro di Berlino, no? Nel 90. Ma la cosa interessantissima è che c'è un amplissimo stralcio di un documento dell'Arma dei Carabinieri che è stato reso accessibile agli studiosi grazie alla direttiva Prodi, cioè una di queste direttive speciali. C'è stata la direttiva Prodi nel 2008, la direttiva Renzi nel 2014, la Prodi riguardava proprio il caso Moro e la direttiva Renzi le stragi. Tra le carte, ed è interessantissimo, e poi mi dà anche l'occasione di mandare un saluto alla mia sempre imperitura ammirazione a Sergio Flamini, che spero sia in ascolto, e insomma è un documento pazzesco, perché c'è questa descrizione di Sergio Flamini che, ricordiamolo, è stato tra i primi che con grande tenacia, sulla base delle dichiarazioni dei brigatisti stessi, la prima fu Labrioschi, poi seguirono Laurazzo, Solini, Bonisoli, poi molti brigatisti firmarono un documento in cui dicevano: oh, le carte agli atti del processo Moro non è stato verbalizzato e inventariato tutto, in via Montenevoso c'erano altre cose, c'erano soldi, c'erano altre carte, e c'è questa specie di teatro, veramente è un pezzo di teatro dell'assurdo. Giustamente nel saggio ricordi il magistrato Pomarici che dice: io sono sicuro al 101% che abbiamo perquisito mattonella per mattonella. Ma qual è la cosa interessante di quel documento dei Carabinieri, che è anche un grosso insegnamento per chi fa ricerca su quegli anni? È un documento che costituisce una falsa ricostruzione degli eventi, che chiaramente per chi fa ricerca su queste cose è sommamente interessante, perché questo romantico verbale dei Carabinieri racconta di un Sergio Flamini che, dopo interpellanze, aver parlato in carcere con i brigatisti, si reca da Pomarice alla procura di Milano e ne esce pienamente soddisfatto. Correggi Milario se l'espressione non è quella, perché c'è un lungo elenco, viene mostrato con quale acribia era stato perquisito il covo, eccetera. Allora Flamini se ne esce pienamente soddisfatto. E il che è anche interessantissimo, perché grazie a Dio Sergio Flamini, oltre alle interpellanze, parlò con i giornali, fece il suo celebre saggio La Tela del Ragno, che poi ha conosciuto molteplici edizioni, però la prima edizione esce nell'88, è corretto Ilaria? Quindi diciamo, però molto interessante, no? Quindi cioè, erano proprio carte, in questo senso tutta la storia del Memoriale, il lavoro del Memoriale è proprio interessante, perché vuol dire
così fare proprio un'immersione nelle dinamiche reali del potere e in questo senso oltre le dietrologie, perché qui appunto c'è poco da fantasticare, cioè sono proprio delle dinamiche interessantissime che ci parlano della mentalità di determinati magistrati, ci parlano della modalità in cui appunto anche vengono fabbricati i documenti per uno scopo. E poi ovviamente io personalmente, che da 10 anni mi occupo fondamentalmente del stragismo di matrice neofascista, quindi un tema in cui la grande domanda su cui ti trovi a ingaggiarti è il livello politico, no? Perché è lì che si perdono le tracce, cioè non solo internazionale ma anche interno. Chiaramente un lavoro, per questo dicevo che un lavoro come questo che voi avete fatto sul memoriale e in generale la riflessione intorno al memoriale è di straordinario interesse e stimolo proprio per i problemi e i temi che solleva. Grazie, grazie Benedetta. Sì, è divertente questa cosa del puntato che verbalizza il forse contrario di come andava. Però ecco, insomma, ci muoviamo proprio tra Beckett, Ionesco, contratti kafkiani. Quindi... Sì, 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 no, ti ringrazio di averlo ricordato. Io a questo punto vorrei chiedere a Francesco Biscione di non solo di parte mi urge di sottolineare una cosa che non abbiamo fatto fino adesso, ma tutto l'apparato di note storiche è stato fatto da Francesco Biscione. Non è scritto nel libro, non è scritto da nessuna parte e io credo che invece doveva essere diciamo valorizzato, lo dico qui e qui ovviamente rimane, perché il lavoro grosso, importante sulle note storiche, con tantissime difficoltà che il testo comporta da quel punto di vista, è stato un impegno, mi ricordo Francesco, provato da questo lavoro, e quindi gliene do insieme agli altri autori atto e merito, perché è stato veramente un lavoro assolutamente importante, fondamentale. Il testo non sarebbe stato questo senza questo lavoro, quindi lo ringrazio e gli chiedo di commentare, ecco, tutto quello che è stato detto finora, ringraziando voi di averci diciamo invitato a riflettere su tante cose interessanti. Io naturalmente non ho nulla da replicare all'ottimo Guido e alla cara Benedetta, nel senso che hanno detto tutte cose che fanno parte di una discussione complessa e ricca nella quale siamo tutti coinvolti. Siamo entrati in questo lavoro, in questo gruppo, e abbiamo proseguito per diversi anni fino a portare a compimento l'opera. Siamo entrati in un modo e siamo usciti in un altro, cioè non ci aspettavamo tutta la complessità del problema, e devo dare atto alla saggezza di Michele Di Sivo, che ha governato una macchina, diciamo una nave, che ha avuto anche qualche momento periglioso, insomma qualche momento di difficoltà, e ad esempio nessuno, tantomeno io, all'inizio pensavamo che la disposizione dei brani sarebbe stata diversa da quella che, insomma, un po' tutti avevamo dato, tutti quelli che si erano occupati di questo testo avevamo dato. Invece sono emerse, strada facendo, le ragioni profonde, ragionevoli, per le quali era opportuno superare anche, cioè tentare di scandire cronologicamente la stesura del testo, perché questo appariva possibile sulla base di una serie di considerazioni attinenti alla datazione interna dei testi, attinenti alla disposizione dei testi nel plico documentario originale, attinenti alla scrittura, proprio gli elementi grafologici, che per me sono cose del tutto incomprensibili e astruse. Devo dire però che è vero che la grafologia non mi appartiene, però io ricordo che il primo contatto con Moro nel suo complesso lo ebbi quando acquistai dalla Commissione Stragi, dalla libreria della Camera, i 2 volumi della Commissione Stragi.
dove erano riportate le riproduzioni fotografiche mediocri del ritrovamento di via Monte Nevoso, e lavorai su quelle. Lì scattò però un interesse e un fascino per il modo di pensare, per il modo di elaborare, e quindi per la personalità di Moro, e credo che inconsciamente anche un elemento di simpatia che viene trasmesso dalla scrittura, che io non sono in grado di descrivere, ma credo che poi c'è qualcosa dalla scrittura, nel senso dalla grafia, non solo alla scrittura come sintassi e come composizione. Perché lì passano degli elementi di comunicazione abbastanza particolari, e questi sono stati importanti in questa ridefinizione, che a me sembra, come dire, in modo un po' sorprendente. L'ultimo anno e mezzo di lavoro è emersa questa possibilità di ricomposizione, e insomma l'abbiamo affrontata con discussioni vivaci, intense, e il risultato è questo che è il libro. In verità avremmo potuto fare qualcosa di diverso, avremmo potuto anche lavorare sulle lettere e completare il lavoro facendo il grande libro documentario del delitto Moro. Sarebbe stato qualcosa di importante, però forse era opportuno proprio per le cose che dicevo prima, cioè per la logica del memoriale, che insomma no, costituisce qualcosa che tiene insieme biografia, storia politica e delitto, insomma portare subito a casa un risultato che insomma è un risultato sicuramente apprezzabile. Formigoni notava che c'è un linguaggio un po' nuovo anche nel memoriale, c'è un linguaggio direi in qualche modo più semplice, più diretto, cioè lui non solo contesta giustamente l'incomprensibilità del linguaggio di Moro. Il linguaggio di Moro è complesso, ma è comprensibilissimo se si studia. È l'italiano che ha una derivazione latina classica, che Moro conosce molto bene, ed è un linguaggio fatto da principale, coordinate, subordinate, no? È l'italiano, insomma. Però c'è un elemento, come dire, di semplificazione, perché cade a quel punto un presupposto, a mio parere, di tutta la politica di Moro, no? Moro aveva deciso di tenere dentro di sé, come lo stesso Formigoni ha scritto, nella sua prospettiva, l'unità del partito e il moderatismo democristiano. Ma quando la Democrazia Cristiana, adesso che è in una situazione lui di difficoltà, non lo riconosce, fa finta di non riconoscerlo, beh, allora quel tipo di solidarietà è evidente che salta. Salta necessariamente perché non ha più ragione d'essere. È questo il dramma profondo che il memoriale rivela e rileva. Cioè è la rottura profonda della storia del paese. L'ADC senza Moro non è più il partito che era prima. E per un caso particolare specifico, perché Moro si sente rifiutato da se stesso. Questo è il dramma, è il momento di rottura della storia d'Italia, secondo me. Naturalmente questa è una accentuazione che è mia. Io non so se e fino a che punto gli altri amici che hanno lavorato a questo testo avevano questo spirito, ma era questo che a me interessava. Del memoriale, perché l'ho detto prima e l'ho detto anche nella rapida introduzione che ho scritto nel libro. E certo, non c'è dubbio che
ci riporta a un dramma che non è un dramma di persone, è anche un dramma di persone, cioè, ma è il dramma del paese, è la rottura di una continuità, è la rottura di un progetto, che era il progetto nato il 25 aprile del 45, no? E che il 10 maggio del 78, non dico che termina, ma è drammaticamente indebolito, perché il racconto è quello di una classe dirigente che, con tutte le sue difficoltà e le sue contraddizioni, costruisce e guida un paese, e di una classe politica che non sa rinnovarsi, che non riesce a farlo con le proprie forze interne. E questo si parla con un, diciamo, un francesismo banale, in parte ingiustificato, ma comprensibile, di Prima Repubblica. La Prima Repubblica finisce allora. E allora, a questo punto, il memoriale che cos'è? Secondo me è un'ipotesi di ricomposizione. È un'ipotesi di ricomposizione di una prospettiva nazionale che, insomma, io credo possa essere affidata alla nuova generazione, ma bisogna lasciare tracce visibili di questo percorso e di questa rottura per quello che è stato, non per altro, per quello che è stato. Perché l'operazione di delegittimazione di Moro è stata efficace, e non l'hanno fatta solo le Brigate Rosse, l'hanno fatta le Brigate Rosse, ma comincia durante il sequestro Moro, no? Il discorso sulla sindrome di Stoccolma, il discorso sulla non ascrivibilità, comincia allora e continua, è continuato per molto tempo, è continuato fino a quando, negli ultimi 10 anni, le cose che diceva Guido sono giustissime, insomma, no? Diciamo, la figura di Moro è stata ripresa in considerazione nella sua complessità, bilanciando, no, il tanto che hanno preso i 55 giorni con il poco che hanno preso i 62 anni. La bibliografia su Moro negli ultimi 5-6 anni è cambiata radicalmente, completamente. E l'Italia si sta, diciamo, reimpossessando, il paese si sta reimpossessando di questa tematica, cioè il tema di come e a che condizioni è possibile la democrazia nel paese. Non è un problema banale, è il problema drammatico che dall'Ottocento ci portiamo dietro. Ed è una scommessa difficile e complessa. Io concluderei qui, nel senso che le cose che ci siamo detti sono importanti, sono significative, e credo che il nostro sia un dialogo destinato a continuare. Grazie Francesco, ringrazio ovviamente i nostri ospiti Benedetta Dobbaggi e il professor Formigoni, e vi invito a seguire gli altri dialoghi che avremo prossimamente, il prossimo appunto martedì, sempre martedì 30 alle 17:30 con Miguel Godor, Valentina Lomellini. E aiutatemi, vedi, il bello della diretta è che ho scordato Alberto Melloni, grazie Benedetta. E ci sarà questo prossimo incontro appunto martedì, e vi ringrazio e vi saluto, e spero che il video continui anche a creare dibattito e confronto, perché è questo che noi vogliamo. Grazie ancora, salve a tutti.